Benvenuti su Omnes, il mio canale sul tubo italiano, con il dottor Meg, il signor Lone, e torniamo a fare danni nelle strade di San Francisco, nell'omonimo Dryer San Francisco. Potrebbe avere un senso. Esatto, aiutavamo un cameraman a registrare nuove puntate di Real TV. E ma però adesso. Ma ormai è il momento di fare il nostro lavoro. Prendiamoci un caffè, c'è qualcosa di cui ti devo parlare. Non sei di nuovo incinta, vero? Insomma, quello che mi succede non ha più molto senso. Va bene. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. Era come se stessi galleggiando. La tua solita esperienza di quasi morte. Sì, esatto. La volta dopo però potevo tipo scegliere un corpo. Esperienza di quasi morte. E bam, io ci sono dentro. Dentro il corpo. È come se guidassi, come sempre, ma guardo nello specchietto e vedo questa strana tipa che mi fissa. E allora capisco. Io sono nel corpo di una donna. Amico, finisci la ciambella, poi ti porto da uno strizzacervelli. Sono serio. Io avevo due tette così. Sta succedendo veramente. Provalo. Ma se non riesci a convincermi al 100%, ti faccio ricoverare. Andata. Andata. E si parte. Wow, guarda quell'imbecille. Sai una cosa? Vuoi una prova? Lasciami fare una follia con quel tizio e avrai la tua prova. Ah, dov'è finito quell'idiota? A te, dille che eri con me. Hai bevuto troppo e sei collassato a casa mia. Non lo verrà mai a sapere. Sapere che cosa? Sportato. Proprio così. Cominciamo bene. Ops, mi sono auto. Dov'è che è la cosa? Dritto davanti a lei, va bene. Guarda un po', Jones. Jones, è il mio nuovo nome per te. Santo cielo, quello è completamente pazzo. No, quello pazzo sono io. Non fare il furbo. Avevi una soffiata, vero? Cosa si spara? PCP? Incredibile. Ok, e se infastidisse gli sbirri? Ha già infastidito me. Cioè, altri sbirri. Guarda. Non so se avete notato che il compressore della macchina. Meglio trovare un poliziotto e costituirci. Che? No! Non ci credo. Era la cosa giusta da fare. Ci farai piombare addosso tutto il distretto. No, hai ragione, ma cosa credevo? Chiariti forte, farò tutto quello che posso per mettere a posto le cose. Simile agli agenti. Solito, chissà. Ma comunque, quando torniamo nella visuale abitacolo della nostra macchina, vedremo che il compressore si muove durante. Sì. Farlo, vero? No. Beh, il filtro dell'aria. No, a posto così. Non è il compressore, non è il filtro del compressore quello suo. No, è il filtro dell'aria. Le volevo dire, signorone, che cosa? Questa macchina è mezzo di seminiamo. Siamo salvi. Sì. E scommetto che non ci rintracceranno. Sai, la targa, il modello, il colore dell'auto, cose simili. Dio santo! La targa è quella per fortuna. Tutti. Visto? L'ho fatto io! Io, non lui, io! John, era ovvio. L'idiota avrebbe attirato l'attenzione. Arrenda! Ok. $50 che si schianta prima che riescano a prenderlo. Come vuoi, i soldi sono i tuoi. È follia pura! Che diavolo ti ha preso? Fidati! Agganciati un carro a crederesti. Ah, ce n'è uno lì, guarda, ce n'è uno. Si schianta prima che riescano a prenderlo, agganciarsi a un carro attrezzi
Non ho capito secondo loro. No, non penso che si debba. Ci metta attaccare dietro. Ma costa, vale. Ti posso tirare il collo. Aspetta qualche minuto. Poi colpiscimi in faccia più forte che vuoi. È giusto. Venga, dottore. Wow, non posso credere a quello che ho appena visto. Sì, ma anche tu l'hai visto. Non sto affatto impazzendo. È reale. Sì, sì, pare proprio così. Ehi, ma fammi capire un po'. Quando entri nel corpo di una bella ragazza... Tengo le mani sul volante. Oh, certo. Andiamo, torniamo al lavoro. Carino! Jones, ecco, Jones forse è l'unico personaggio che è rimasto molto simile. Precedentemente, in Driver San Francisco. L'assassino di poliziotti e trafficante internazionale Charles Jericho oggi sarà processato. Charles. Jericho mi ha sparato alle spalle e ha ucciso molti uomini onesti. Jericho ormai è finito. Merito tuo. Puoi andarne fiero. Qui 40 Adam 30, in soccorso di agenti attaccati da un dannato elicottero della TV. Sono Ray. Sono Ray. Non posso credere a quello che ho appena visto. Anche tu l'hai visto. Non sto affatto impazzendo. È reale. Grande, grande Super Fight. Adesso ho anche la maglietta Super Fighting per l'inverno, che secondo me sta larga, la mettiamo sopra i maglioni delle feste. È giusto. Quindi, a breve rivedremo i Super Fighting Bros. Allora, cosa devo fare qui? C'è solo la missione di Tanner, mi sembra. Mi sa di sì. Ok. Qui centrale, abbiamo un 207 in corso vicino al municipio. Rapimento? Ehi, la giornata si fa interessante. La vittima è Sarah Allen. È riuscita a chiamarci dal bagagliaio dell'auto del rapitore. Ci pensiamo noi. Ok. Passacela. Qui Sarah Allen. Ti ricevo, Sarah. Sei al municipio. Ero vicina alla piazza quando mi hanno presa. Luogo pubblico. Hanno coraggio. Sarah, resisti. Stiamo arrivando. Bene. Allora. Senti, stai cercando di sfasciare l'auto. Certo. Voglio truffare l'assicurazione del dipartimento. Oh, questa è una canzone. C'è un figo. Da missione. Ma basta pagliacciate, John. Dove siete? Non so, il rumore è diverso, come in una breve galleria. Un sottopassaggio. Sara, arriviamo. Abbiamo 21.000 crediti, signor Cune, ormai possiamo comprare anche le macchine interessanti. Ah, è vero. Guardando per la modalità storia, tanto ci bastano. Ok, Sara, dove siete adesso? Ho sentito molte sirene, non abbiamo segnalazioni. Forse era un'ambulanza, l'ospedale è vicino. Bel colpo. Vabbè. Mi sentite ancora? Abbiamo appena superato un... Pronto. Sara. Natazione. E ora? Shift, Tanner. Devo mettermi al suo posto. Ma che stai... Jones, vorrei concentrarmi. Dobbiamo concentrarci sulla ragazza rapita. Appunto. Dove cazzo? Sì, ce l'ho fatta. Devo aprire il bagagliaio. Vicino all'embarcadero. Vai. Scusa? Ero là, nel bagagliaio. L'ho aperto. Devi avvertirmi sempre quando lo fai. Voglio sapere se sei Tanner o un pilota automatico zombie. Scusa. Dannato zombie. Beh, non ti va di guidare in strada? Forza, capitan fantastico. Dov'è? La Madonna. Qui è tutto dritto. Poi dove cazzo? In centro, è di sicuro in centro. Ok, ok. Ci vorrà parecchio perché mi abitui a questa roba paranormale. Destra. Ah, che controllo di stealth. Dobbiamo imparare. Sinistra. Si aiuti anche con il freno a mano all'occorrenza. Qui è stato salvato proprio spudoratamente.
proprio qui, maledizione. Da qualche parte lungo la strada. Vedo dei tavoli, un bar. Andiamo. Se devi vomitare, fallo fuori dal finestrino. Ok, ci siamo. Quel tizio non ti sembra sospetto? Quello che si allontana a tutta birra. Direi di sì. Non tireremo fuori di lì la ragazza intera se tamponiamo l'auto da dietro. Quindi? Cosa c'è di più semplice? Cosa? Esco, ho fallito. No. È più complicato di quello che sembra, sembra. Si ricordi che c'è anche la funzione esperimento, eh? Ma la sto usando, è quello il problema. Ah, ok. Quindi, cosa devo fare? Ritornare alla sua macchina di taglio. Ah no, rifallo, dice. Dov'è? E oggi cosa siamo? Siamo gangster, fratello, diamoci da fare. Ti accontento. No. Dov'è andato? Quella rossa. Com'è? È un camion. La ragazza del bagagliaio secondo me si è ben fatta. Si è vista molto brutta. Un po'. Vadi. Grazie. Signora, si sente bene? Chi siete? Siamo detective. Come mi avete trovato? Meglio che non lo sappia. C'è una fase da film porno che porta via comunque. Puoi dirci altro su quello che è successo? C'era una donna, davvero bella. Sembrava straniera, forse medio orientale. Mi ha puntato un coltello alla gola e poi un tizio mi ha buttato nel bagagliaio. C'era anche lei nell'auto? No, è andata via da sola. Ho intravisto la macchina, un'auto sportiva bianca, sembrava molto costosa. Allora ci sono molti soldi in ballo. Ma perché tu? Di che cosa ti occupi? Sono una chimica industriale. Cosa ne pensi, John? Droghe? Può essere. C'è qualcosa che non mi torna in questa storia. Una chimica industriale. Perché mi fa scattare un allarme? Ma abbiamo una descrizione parziale della rapitrice e del suo veicolo. Magari porta qualcosa. Magari, oppure no. Direi l'ultima missione, se per vuole. Sì. Attenzione. Si aprirà una nuova area. Dottore, infatti. Come sta il mio socio? È stabile, speriamo di togliergli il respiratore artificiale domani. Ah, però questo è il cervello di Tanner che si riattiva. Quindi però ancora non abbiamo capito se lui in effetti sta facendo quello che sta facendo oppure se te lo sta spegnendo. Quindi, come sta? Beh, è un po' scossa, ma starà bene. Beh, non è normale essere chiusi in un bagagliaio. Non per lei, almeno. Andiamo via. Che invece okay. Subire tre incidenti frontali è consuetudine. Beh, per Tanner sì. Per Tanner sì. È stata una giornata tranquilla. Tiene i fogli della constatazione amichevole dentro uno scatolino del Kleenex. Tiro fuori. Quindi? Va bene. Quindi? Ah. Ok. Ci facciamo strada nel mondo. Devo allenarmi. Devo diventare più veloce. Ok, si comincia. Oh, questo sì che è forte. Ok.
cioè? Ah, tra le macchine della polizia, prima di fare troppo recente. Esatto. Shift di nuovo. Esatto. Ah, bello così. Così rimane sempre nella posizione giusta. Qui può fare anche diversi assalti contemporaneamente. Esatto. Con uno magari gli dà la mossa a pit e con l'altro lo inchioda. Accidenti. Preso. 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 Andata. Dove cazzo? Ah. Tra l'altro lui. Oh. Finito? Quando uno è forte, forte. Vogliamo chiuderla qui, signor Lune? Direi che. Direi di sì. Il tempo è ormai giunto, cari astuzzi. Il signor Lune adesso prenderà una Chevy Volt. Che essendo elettrica non fa rumore. Bello. E niente, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi lasciamo con il, non mi ricordo come si chiama, Building. E a San Francisco ovviamente un dei non ne ho la pari di idea perché di San Francisco conosco veramente poco. I Golden State Warriors? No, va bene, e così se lo diciamo. Tra l'altro che è un volante oscena, l'abbiamo scoperto in questo frangente. Sì, è un po' tutto oscena come auto. Devo prendere qui i robi che ci servivano per ma doveva farlo esatto sì. E non da lì devo fare il saltino. Esatto. E vabbè, niente. Mentre il signor Lune si prepara per questo salto, io vi do il nostro più caro augurio per una felice settimana. Driver, ricordiamo che va in onda di mercoledì, se non sbaglio, signor Lune. Quindi giovedì. Abbiamo tutto. Uno l'ho preso. No, tutti e due, perché ne avevamo solo due, mi sa. No, ne manca uno. Ah, vado avanti. E per una felice settimana, fine settimana a questo punto, perché ormai siete arrivati, lo sappiamo che l'avete guardato, che ormai era giovedì sera. Esatto. Quindi canale sul tubo italiano. Non lo prendo. Sei una macchina più veloce. Sì. Obers, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Cioè,